Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi video dei prodotti make-up che ho più utilizzato in tutto il mese di settembre. Allora, iniziamo subito dai prodotti per la base. Allora, i primi prodotti che ho utilizzato per la base sono questo Bio Primer della Neve Cosmetics. È un prodotto di cui vi ho già parlato. A me piace perché ha un colore leggermente beigiolino che mi permette di andare ad uniformare anche l'incarnato. Volendo, secondo me, questo può essere utilizzato anche d'estate da solo, con un po' di cipria e siete a posto se non avete particolari esigenze. Io l'ho miscelato insieme a questo illuminante della L'Oreal che è leggermente rosato, mi permetteva di avere una base proprio luminosa. Durante le vacanze anche utilizzare magari dei prodotti così possono essere carini, soprattutto anche d'estate. A me piacciono, questo lo utilizzo anche a volte picchiettato con le dita in questa parte o sfumato col pennello. È carino, secondo me, da utilizzare anche come base ombretto. Si può miscelare anche al fondotinta, io spesso lo utilizzo miscelato ai fondotinta. La scorsa estate l'ho utilizzato insieme miscelato alla crema viso. La sera quando uscivo, invece che mettere magari BB cream o fondotinta, avendo la pelle un po' più abbronzata per farla risaltare, miscelavo un goccino di questo con la crema e era una base molto molto luminosa. Poi, altro prodotto per la base, sempre in crema, è questo prodotto della Kiko, all'interno del quale abbiamo una crema, sì, una terra calda e un illuminante in crema. Non mi ricordo più di che collezione faceva parte, io l'avevo acquistato in offerta, non a prezzo pieno, e la tonalità 01. È un prodotto che mi piace perché, nonostante il fatto sia in crema, si applica con facilità. È poco pratico perché comunque dovete magari applicarlo con le dita o col pennello, poi andarlo a sfumare. Magari sarebbe stato più pratico uno stick da applicare e poi sfumare. Quindi lo utilizzo poco per questo motivo, però questo mese me lo sono messo qui in modo da utilizzarlo, anche perché essendo in crema immagino possa diventare brutto e inutilizzabile in poco tempo. Però mi piace, lo vado ad applicare dopo aver messo o il fondotinta o la BB cream. Ho notato che al di sopra della cipria fa un po' di pasticci, più illuminante che la terra, perché la terra mi è capitato di andarla ad applicare al di sopra della cipria e si sfumava comunque facilmente, senza alcun tipo di problema. Invece, per quanto riguarda l'illuminante applicato al di sopra della cipria, si faceva poi fatica a sfumare, quindi meglio prima. Comunque, in generale mi piacciono, quindi li ho sfruttati molto. Poi, altro prodotto per la base è questa cipria della Too Faced, la Peach Perfect. Profumo, parliamo del profumo, è buonissimo, è dolce, sa proprio di pesca. Allora, il packaging è comodo perché all'interno troviamo il coperchietto e quindi voi poi andate a richiudere e la cipria non si sparge per i cassetti. La cosa scomoda, secondo me, di questo packaging è che comunque i buchi sono abbastanza grandi, quindi ne fuoriesce molta. C'è da tribulare un po', perché poi non riuscite bene ad usarla. Però in generale è una cipria che mi piace da morire. Opacizza perfettamente il viso, vi rende la pelle, il viso setoso, proprio quando poi andate a toccare il viso è proprio setoso. A me fa durare la base tutto il giorno. Io arrivo a sera, poi anche il tipo di blush che magari sono andata ad applicare, però comunque arrivo a sera che ho ancora il blush e la terra, quindi mi piace. È una cipria matificante, forse l'ho detto prima, non lo so, però secondo me è anche una tipologia di cipria che può essere utilizzata soltanto anche solo nella zona T. Se magari non volete applicarla su tutto il viso, anche messa in questa zona mi permette di mantenere la zona opaca. Io non ho una
pelle particolarmente lucida, però in questa zona ho comunque notato che mi lucido di più. Poi portando gli occhiali spesso, non so, in questa zona qui sudo di più. Comunque mi piace da impazzire. Ho notato che quando si va a sfumare col pennello, se bene cade un pochino sulle labbra, il sapore è proprio dolce. Altra cipria che ho utilizzato, altra cipria che voglio terminare, perché comunque sta andando, o è già andata ben oltre il PAO, è questa qui della Puro Bio l'indissolubile. Allora, devo dire che questa rispetto a questa è un po' più spessa, però comunque ecco, non si può fare un confronto con questa tipologia di prodotto perché comunque questa ha ingredienti completamente naturali, quindi non metto a confronto. Come tipologia di prodotto mi piace perché comunque nonostante il fatto sia una cipria con ingredienti naturali è comunque abbastanza sottile. Me opacizza, sento che a metà giornata comunque la pelle inizia ad essere un po' più appiccicosa rispetto a quando ne utilizzo altre o come rispetto a quando utilizzo questa qui. Però ripeto, non voglio fare un confronto perché sono due tipologie di ciprie diverse. Comunque in generale mi piace, magari la utilizzo di più quando so che poi a metà giornata vengo a casa, quando non ho esigenze particolari. C'è un bucone, spero di riuscire a terminarla. Altri prodotti per la base che ho più utilizzato in questo periodo sono questi due illuminanti. Allora, questo qui è della Essence, mi piace perché comunque è un illuminante delicato, ma che si può tranquillamente costruire e rendere più visibile. È carino perché ci sono diversi colori, potete andarlo a miscelare tutto insieme come faccio io solitamente, oppure andare a prelevare il colore che più vi piace e poi si andrà a intravedere quel leggero riflesso colorato. L'ho utilizzata anche sugli occhi, anche in quel caso mi piace molto perché comunque la mattina quando sono di fretta faccio trucchi, ecco così. L'altro illuminante, non mi soffermo perché è il famosissimo, è il Mary Lou della The Balm. A me piace tantissimo, è comunque setoso. E devo dire che l'ho utilizzato spesso per andare ad illuminare l'angolo interno dell'occhio e dona comunque molta luminosità allo sguardo. Oggi infatti l'ho applicato nell'angolo interno e poi sono andata a sfumarlo anche un po' nella parte un po' più alta. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi altri prodotti dedicati alla base, questa volta per le sopracciglia. Li ho inserite perché comunque ho diversi prodottini per le sopracciglia, non tantissimi, però ce ne sono alcuni che ho aperto da un po' più di tempo. Quindi ho deciso ogni mese di concentrarmi su alcuni prodotti per le sopracciglia. Nello specifico questo mese ho utilizzato questi tre. Allora, la prima è la matita per le sopracciglia della Caraja che mi era stata gentilmente inviata dall'azienda. Questa è la colorazione più chiara ed essendo molto chiara e leggermente ramata, io la andavo ad applicare prima come base. Mi piace perché comunque ha la mina abbastanza sottile e mi permette comunque di non fare errori, ecco, riuscite a riempire i buchetti. Poi, dopo aver applicato questa, passavo a questa qui della Nabla, sono le Brow Divine, le famosissime Brow Divine. Questa è nella colorazione Neptune, essendo troppo scura per me adesso per i capelli che ho, andavo ad applicare solo per definire la parte finale delle sopracciglia e riempirla leggermente. Poi per andare a scaldare il tutto invece ho utilizzato questa qui della Kiko, la 05, che è quella temperabile, che è un marrone, definirei più un marrone caldo, che mi aiuta ad andare a scaldare le sopracciglia. L'effetto mi piace molto. Queste tre matite, questi tre prodotti facevano sì che le mie sopracciglia rimanessero a posto per tutto il giorno. Io non devo andare a ricostruire completamente il sopracciglio, ma quello che interessa a me è andare a riempire i buchetti e quindi queste facevano il loro lavoro. Poi, sempre per il viso, questo mese ho tirato fuori questa Zeta Palette che ho composto io, all'interno del quale c'è un blush della Pupa, che è quello pescato, non so che colorazione è perché l'ho depottato, la terra della Too Faced, la Cioccolée Soleil, l'illuminante della Nabla, Angel, e i tre blush della Nabla, che sono Daisy, questo qua, questo rosa freddo,
Poi abbiamo Beloved, e questo dovrebbe essere Regal Mauve. Sì, Regal Mauve. Allora, trovo utile questa palette perché qui ho tutto, ecco. In teoria anche con questa spesso l'ho utilizzata anche per andare a ricreare un trucco occhi, quindi la trovo comoda, soprattutto per la mattina, quando mi devo alzare alle 6, quindi per essere almeno un pochino sistemata, sono comode queste qui. Sono colorazioni che utilizzo come blush, soprattutto questi tre. Diciamo che sono andata un po' in fissa con Regal Mauve di Nabla, però infatti quello più scavato. In questo periodo forse sto utilizzando meno i colori freddi, forse anche dovuto al colore dei capelli, non lo so. Comunque in generale mi piace. L'illuminante è un illuminante molto delicato, ha dei riflessi un po' particolari. Adesso non so se riesco a farveli vedere, un po' lilla, ha dei riflessi un po' particolari. La pecca di questo illuminante è che è un po' polveroso, quindi se andate ad applicarlo con un pennello troppo ampio, poi c'è il rischio che vi cada un po' su tutto il viso. Però mi piace, è delicato, anche utilizzato sugli occhi è molto carino. Le palette occhi che ho utilizzato questo mese sono tre. Allora, una ve l'ho già fatta vedere, ma non mi soffermo più, ve la faccio vedere, basta. È questa qui della Revolution Pro. Ho deciso di tenerla qui nella postazione make-up e quando faccio un look io vado a ripescare sempre questa, che sia un look nude, che sia un trucco un po' più acceso, un po' più particolare, questa per me è utilissima, quindi sono contenta di aver fatto questo acquisto tempo fa perché la sto sfruttando davvero tanto. Poi, altra palette utilizzata questo mese è questa qui della Too Faced, la Sweet Peach, che mi piace da impazzire. L'ho utilizzata fuori. Altra palette che ho utilizzato tantissimo questo mese, questa qui della Too Faced, la Sweet Peach. L'ho tirata fuori perché comunque, dato che avevo già tirato fuori questa cipria qui, ho detto tiriamo fuori anche questa, così siamo in tema. Comunque non mi ci soffermo perché se comunque siete amanti del make-up ne avrete già sicuramente sentito parlare. A me piace da impazzire perché comunque riuscite a ricreare look da giorno, ma anche look un po' più particolari, magari aiutandovi con questa qui. Comunque mi piace da morire e anche questa, il profumo è buonissimo. L'altra palette che ho utilizzato è questa qui di Clio, la First Love. Ha dei toni un po' più nude, ma è bellissima perché comunque anche con questa riuscite a fare dei look abbastanza particolari. Gli ombretti sono di una burrosità unica, unica davvero. Almeno io finora non avevo provato degli ombretti così burrosi, è bellissima, poi si sfumano in un nanosecondo, cioè li prelevate col pennello, proprio fate due movimenti e avete già sfumato l'ombretto, stupenda, mi piace da impazzire. Basta, allora, questi sono tutti i prodotti make-up che ho più utilizzato nel mese di settembre. Se vi va, fatemi sapere qui sotto se ci sono dei prodotti che avete in comune con me, come vi siete trovati. Io spero di avervi tenuto compagnia, vi ringrazio e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!